Adamo ed Eva hanno subito una grande tentazione, ma hanno scelto liberamente il loro destino. Abramo avrebbe anche potuto rifiutarsi di offrire a Dio la vita di suo figlio Isacco, per cui è stato messo alla prova in modo drammatico. Giobbe è stato alla mercé di Satana, il quale ha avuto il permesso da Dio stesso di tentarlo. Ma Giobbe non ha abbandonato Dio in cui riponeva la sua totale fiducia. Gesù è stato condotto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo. Nell'orto degli ulivi ha avuto la tentazione di evitare la volontà del Padre. Gesù però si è liberamente offerto come vittima di espiazione ed è stato un vero dramma. Molti episodi biblici, oltre a questo, ci aiutano a riflettere sul fatto che Dio ci ama perché ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Ciò significa che non siamo suoi burattini, ma suoi figli liberi di scegliere tra il bene ed il male. Quando nel Padre nostro, che Gesù stesso ci ha insegnato, si dice non ci indurre in tentazione, vuol farci comprendere che corrispondere al suo amore significa scegliere liberamente e spesso drammaticamente da che parte stare. In questo modo, Dio ci dona la possibilità di glorificare il Padre nelle nostre scelte quotidiane, spesso drammatiche.